equipaggiato umanità alcuna, porco il Peppe. Quindi utilizzo dell'umananza e poi effettuo del tasty. Giardino radice oscura, oh diamine. Eccolo lì, me lo aspettavo troppo. Preso. Ah, ma pezzo di granite blu, buono. Ora penso che sia un idra, ragazzi. Oh, cazzo. Ok. Dai, dove cazzo è l'umanità? E che Cristo, tutto. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh mio Dio! È il blind spot! No, non è più il blind spot. Ok. Via. Bella. E adesso ci dovremmo essere. Che cazzo? In che senso, scusa? Ah, che è successo? Ah! È successo? Dobbiamo fare tipo nascondino. Esatto, tu puoi vedere comunque. Tu puoi vedere la. Il bordo. Ma attento quanto cazzo cammini lì! Stai attento! Ah, ok. Ci sono tanto! Scusa! Che paura mi fai! Scusa! Mi fai cagare in mano! Scusa! No, è perché io ho l'odio, cioè ho l'ansia di quella. Che paura mi hai fatto venire! Oh, sì. Ma scaglia di drago è morta. E anello della principessa Dusk. Cavaliere imminente. La chiave universale, non avrei potuto aprirla. Esatto. Maestro, lei. Io sono Avel. Lei sapeva tutto. Anche che ci sarebbe stato questo stronzo. Wow. Bene, cavaliere. Lottiamo. Strano questo, eh? È molto strano, chiama sembra strana. Fatto di pietro. Aia. Ah, bravo. Spiaccico gente. È terrificante, eh? Sono molto curioso di scoprire uno scudo del cavaliere più 5 cosa fa al nostro caro cavaliere. Sono molto curioso. Ora quindi vediamo un po' cosa fa. Vediamo un po' che succede. Non ha importanza. Gesù santo. Non è Petilondo, è la Valle dei Dragoni. Maestro. Devo succedere a Lord Gwyn. Go! Hai la Claymore più 10. Fight! Oh! Sa cosa ha fatto Lord Gwyn? Ha ucciso i draghi! Li ha brutalizzati! Ha tagliato le loro code mentre loro sputavano. Elettricità, interessante. Esatto, non fuoco. Appunto. Esatto! Esatto, cosa fanno là? Sputano un elemento da cui sono deboli? Sono draghi forgiati da Lord Gwyn? Oh, cazzo! Oh, è tosto! Doppio hit, tra l'altro. Eh sì, non scherzano. Forte. Ed è anche arrivato il momento in cui posso dirti una cosa importante, ma tu combatti. Sopravvivi e lo saprai. Sopravviverò, maestro. Bel R2, nice. Oh, occhio. No! Mamma mia, ci sei. Vedi? No! No! Oddio! Oddio! Grande! No! Ottimo! Questo voleva derubare la Valle dei Dragoni, quindi ci deve essere un bel tesoro da qualche parte. Che dite? Lui non si avvicina, eh? Tornava indietro lo stronzo. Dovrebbe inculargli l'equilibrio. Andiamo. Ah. Che poi tra l'altro il ponte è pericoloso perché ti viene voglia di rollare, ma non devi. Adesso no. Ok, ci siamo. Ah, vaffanculo. Bella, ce l'abbiamo. Sto facendo un po' di expertise. Sì, contro tra l'altro. Guarda, a proposito.
cosa cazzo è? È uno scheletro di drago? Oh cazzo! È un drago vero! Mannaggia a me che tiro le spadate pure alla Madonna! Let's go! Vai! Yes! Non lo ha preso! Let's go! Esatto! Ok, oh. Morto? No! Raga, gli tiro un'altra spadata, mi sono rotto il cazzo! Sì, 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 godiamo, godiamo un po'! Facciamo il godereccio, eccoci qua! La cascatina aveva qualcos'altro? Non cado di sotto qui in teoria, no? Non lo so, non te lo dico. Cioè... Grazie maestro. Oh! C'è una scala! Ma che cazzo sei tu? Ma che è questa bestia che lagga? Ehi? Ehi Fido? Ehi Fido? Easy. Easy. Easy Fido, come dice Dante. 2000. Oh fuck. Danny. No, 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 scappa, fuggi da qui, vattene. Oddio, sì, gli alberi ti possono proteggere. Eh sì, è un momento che si vive tutti. Ok. Oh mio Dio. Sono a casa, forse? No, è un bandito del ragno. Chi siete? Oh no, cosa cerca di fare? Non lo farai. Cosa vuole fare? Non lo farai. No, maestro, me li lasci entrambi. Certo. Oh, sono tre! Te li lascio tutti e tre! I have two number nines, a number nine large. Mi fanno male gli occhi a livello proprio di viso, perché ho sempre lo sguardo in basso a destra per guardarti. Oh! Are you winning, son? Osnerif, vuoi combattere? Cose da notare. Ok, oh, guarda che Chad, mamma mia. Mamma mia che Chad. Questo mamma è il Galateo mia. Degli invasori, lo apprezzo molto, esatto. Mamma che Chad che sei, Osnerif. A meno che non sia una strategia per rompergli no, lo scudo. No, era voluto. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. When you're not really fine, but you just can't get... Ah! Bella. No! No, ma cosa avevo rollato? Cazzo! Bravo, bravo, bel duello. Lacrime imminente. Rassegnazione imminente. Ciao. In che senso? Uno dei personaggi più amati di Dark Souls. Ti apre. Che posto è? Questa è un'arena, purtroppo. È un'arena. C'è una gigantesca spada. È la spada di Artorias. È la tomba di Artorias. In effetti è una tomba gigantesca. E guarda quante altre armi. Esatto. Mi attaccherà Artorias. E qui c'è qualcuno che non vuole che quell'oggetto venga portato via dalla sua tomba. Dalla tomba? Non lo so, sarebbe... sai. Beh, sì, Dark Souls, si può attaccare effetti... anche morendo in questo mondo, quindi... Allora no, non sono in segno di rispetto, maestro, sono morti. Queste? Probabilmente... Sono tutte spade di qualcuno prima di noi che ha cercato di profanare questa tomba. Ha provato forse a uccidere. Oh cazzo. Oh. Ma è quel coso lì, Zacian. Ah, è giusto, c'è la spada in bocca. Sì. Ma certo. L'avrei visto in giro forse. Ma certo, com'è che si chiama? Sif? Sì. Ma certo. Sif, il grande lupo grigio. Cos'era il famiglio di...
Era forse il famiglio di... Oh cazzo! Oh che male! Terrificante. No, bella il binocolo, sfidata. No, il binocolo, il binocolo! Di tutti. Va bene, è fatto. No, no, stima assoluta per il binocolo nel momento sbagliato perché fa parte di quello che è l'esperienza, ok. Mi ricorda molto a Chico questa storia. Oh, bravo, sì. Attende qui il suo padrone, che ritorni? Non ritornerà mai perché è morto? È questa l'infelicità? Probabilmente è questa. Mamma che spada lunga che ha. Il roll non è stato male, ma un pelo purtroppo. Devo capire la finestra rollica. Oh mio Dio, può caricare, non me lo aspettavo. Hai visto? Poi ha approfittato, è un guerriero. È la prima volta che lo affronti, il suo moveset è per te sconosciuto. Di nuovo, mi punirà. Non riesco a bere. Ora. Bravo. Allora. Pam. Vediamo un po'. Comunque è un guerriero questo lupo. Combatteva con parecchio. È aggressivo, ma quasi protettivo della tomba, appunto. Ora. Sì. Bella. Bellissima. Sì, però sei stato bravo. Molto bravo. Guarda. Contrattacco. Bel danno. Bel danno. Aspettiamo che faccia quella mossa che lo fa andare indietro. Perfetto. Via. Naffanculo. Sto sprecando troppe estus così. Bevutina. Adesso tattica. Tattica. Però abbiamo tre estus. Basta rischiare. Un attacchino, un attacchino, un attacchino. Sì. Bello, bello. Grande. Ok, ce l'abbiamo. Tenta la stamina. È nostro, è nostro, è nostro. È nostro, è nostro. Stiamo capendo. Bravo. Ok, ok. Attento. Pausa. Ok. Vieni, lupo. Mi dispiace terminare qui la tua vita. Non lo meriti, come probabilmente non lo meritava il tuo padrone. Molto rispettato, a quanto pare. Non è debole. Ah, che brutta carica. Bravo. Ok, stai. Mi costringi alla bevuta. Adesso. Ah, no. Sì, se ne ha approfittato. Le sue cariche attenzione, sono pericolose. Non è nostro. Almeno attacco rotante. Avrei potuto farlo anche adesso, ma non me la fido. Sì, sì, ma con fiducia. Ora. Okay. Nice. E adesso a noi due. Sei un grande guerriero, ti rispetto. Ti rispetto, Sif. È un gran duello. Esatto. Ti rispetto. Ti rispetto, Sif. Ora. Bravo. Sì. Bel roll. Ti rispetto. Cos'è? Cos'è? Guardalo. No. Ferito. Spesso si preferisce dare un colpo di grazia molto più aggressivo per evitare di vederlo in questo stato. E anche a me, conoscendo la sua storia. Non ce la fa più. E qui Firenze scoprì che divenire un dio non è solo bello, ha anche un peso, quello di togliere la vita a chi non lo merita. Unvedi Dark Souls. Firenze, che ha sempre avuto gola di uccidere, questa volta non gode. E addirittura droppa l'anima, Sif. Sì. La sua volontà di rimanere qui, al cospetto del suo padrone, doveva essere talmente forte da aver rinvigorito questo lupo. Terribile, eh?